Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill. Mi piace come ogni nuovo episodio inizi con il silenzio più totale, proprio a mo' di farti capire qui dove stiamo andando a parare. Ci siamo lasciati dentro la Midwich Elementary School, posto molto inquietante, come vi dicevo, importantissimo, ma proprio importantissimo per la trama del gioco. Il problema, però, è che ancora non siamo arrivati in un punto della storia dove io posso parlare liberamente senza spoilerarvi il mondo e rovinarvi anche il più piccolo colpo di scena presente in Silent Hill. Quindi mi limito a stare zitto, a mordermi la lingua e vi chiedo di avere pazienza e di aspettare perché il bello deve ancora venire. La radio ha fatto un suonino. E da qua si va nel tetto. Non credo di poter salire nel tetto ancora. È che le campane devono suonare da me. Grazie, campane. Diamo un occhio, tanto è una cosa singola il tetto. Un occhio. C'è. Sentito? Ci deve essere un mumbler qui. Vengono chiamati mumbler quei cosi perché mugugnano, no? Fanno, no, fanno quel verso. Mumbler vuol dire letteralmente tipo mugugnatore. La serratura è incastrata, questa porta non può essere aperta. Ora, voi, io so che già alcuni di voi stanno dicendo: ah, guarda il Cencio, ci ha detto che questo gioco si esplora tanto, è bello, è esplorabile. Poi la città c'ha le strade rotte per non ti far andare e le porte non si aprono. Abbiate pazienza, abbiate fede, fidatevi che si esplora tutto. Però ogni cosa a suo momento. Dov'è? Eccolo lì. Marimba, non missare. Ok, via. Ok. Il silenzio qui è invece molto importante, al pari della musica, direi. Diamo un occhio alle classroom, perché io immagino che nelle porte dietro di me non potrò entrare. Si può entrare nelle classi. No, merda, dove sono andato? Porca miseria, invece sono entrato qui dove dovevo entrare, ma io prima voglio vedere le classi. Tipo questa. No. Una classe di Mumble. Muori. Guardalo lì. Poi l'altro giorno parlavo sempre su Discord con uno che mi fa: io a Resident Evil preferivo Silent Hill. Faccio, perché? Perché su Resident Evil si spara. Cioè, vabbè, anche qui si spara. Vabbè, lasciamo perdere. Prendiamo questa. Qui siamo in una classe. E noi stiamo sparando a dei bambini. Se ci si sofferma un attimo a pensare a sta cosa, il panico piglia proprio, eh. Ora io ricordo che uno di questi banchi era speciale e c'era qualcosa da vedere, ma non mi ricordo, magari era un'altra classe, oppure mi sto ricordando male io. Ricordi di altri Silent Hill, forse? Cosa c'era lassù? C'era un quadro di... Ah, non riesco a riconoscere chi è il signore lassù. Poi tutto sgranato così non aiuta di certo, eh. Non aiuta di certo sgranato così. Poi vi faccio una ricerchina e vi dico chi era il signore lassù, se lo trovo, se è qualcuno. Perché magari non è neanche nessuno. Guarda qui. Io controllo sempre tutto. Qui si va nell'altra classe, giusto? Dovremo accedere all'altra classe. Ok, ma sta porta è aperta o... Sì, lo è. E vediamo se questa fuori. Sì, lo è. Una colonia dei Mumbler? No. Ok. Questa classe non ci sono bambini. Perfetto. C'è sempre il solito signore, mi sa che non è nessuno. Disegni di bambini. Le classi qua sembrano piuttosto vuote, eh.
Questo cos'è? I bagni. Madonna, a me i bagni nei Silent Hill mi mettono sempre male. Vai. Niente. Mi ha fatto prendere un colpo. Non si può aprire il bagno. Meno male. Meno male. Quello era un bambino che piangeva. O meglio, una bambina che piangeva. Come faccio a saperlo? Ne parleremo poi. Io intanto ve lo dico così. Voi ricordatevi di queste cose, di quello che vi sto facendo notare dentro la scuola. Tanto chi mi segue da tempo già lo saprà. Questo più che altro lo dico per chi è nuovo al mio modus operandi nelle serie. Quando io vi dico queste cose che non posso dire, però vi faccio capire che sono cose importanti, perché poi in futuro o lo capite da soli o ve lo dico io. Voi ricordatevelo. Mumbler. Due Mumbler. Tre colpi. E una scatola di proiettili. Quanti colpi abbiamo adesso? Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. 122, stiamo andando alla grande, non c'è bisogno di usare il tubo, per fortuna. Ok, i bagni esplorati. Rimane questa. L'abbiamo aperta. L'abbiamo aperta da nell'ala dove c'è l'aula di musica e la stanza degli armadietti. Noi però adesso dovremo andare di sopra. Ma ormai che ci siamo. Porca miseria, un'orda. Prendi la mira. Ok. No, 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 no. Ok. Aula di musica. Oh mio Dio, che cosa mi è rivenuto in mente? Non si apre, eppure non dovrebbe essere bloccato. Già, è chiuso il pianoforte. In questa stanza c'è uno degli enigmi più difficili di Silent Hill 1. O meglio, quando lo giocai, che ero un ragazzino, lo trovai difficilissimo questo enigma. Ricordo che ci ho messo un sacco di tempo per risolverlo. Tipo una settimanata qua a battere la testa su sto pianoforte. Proprio difficile era da risolvere. E guarda infatti che c'è lassù. Il coso d'argento. Stenigma era un casino. È uno spartito scritto con il sangue. Storia del volo di uccelli senza voce. Oddio, mi ricordo! Per prima prende il volo un'arrogante anatra che freme dalla voglia di ricevere la ricompensa. Le sue ali bianche si muovono nel cielo, che superò in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Poi seguì la rondine, che volò così in alto da superare il pellicano, ridendo nel cielo con la sua voce stridula. Un gabbiano di mare arrivò con lentezza e con poco impegno si accontentò di superare l'anatra. L'ultimo degli ultimi fu il tranquillo corvo, che senza volare né gracchiare si gode un tranquillo riposo, accompagnandolo da grandi sbadigli. Gli uccelli senza voce lottano per un premio. Di chi sarà quella ricompensa color dell'argento? Di chi sarà quella medaglia luccicante d'argento? Nostra, perché noi dobbiamo prendere la medaglia d'argento per poter aprire la torre dell'orologio. Ma come abbiamo visto, alle 12 c'è lezione di musica e adesso sono le 10, quindi non si apre qua. È un casino questo enigma. Me lo ricordo difficile, poi magari adesso lo risolviamo in un batter d'occhio. Andiamo nella stanza degli armadietti. Abbiamo da ricaricare? Ma mi ricarica in automatico. Io mi ricordo che dovevo ricaricare. Forse a difficoltà hard dovevo ricaricare. The fuck? I brividi. Attenzione, non dimenticare gli oggetti personali nell'armadio. È la bacheca di una normale scuola elementare. Non c'è niente di particolare qui. Ma da qualche parte sì.
qualcosa chiuso in uno di questi armadietti. Ah, un gatto. Povero gatto. Non c'è niente dentro. Non correre o giocare nella stanza degli armadietti. Ah, chi è? Chi è il bambino? Questa cosa, ora voi direte, no? Ma questo era un jumpscare stupido, senza senso. No. Innanzitutto, beh, non era un jumpscare, perlomeno a me non ha fatto jumpscarare, ma non era neanche senza senso. Questa cosa serve a farvi riflettere. Chi ha messo un gatto dentro un armadietto? Un bambino. Molto probabilmente. Un bambino molto crudele, molto sicuramente. Ok? Su questo serve a farvi riflettere, a farvi chiedere quale bambino possa chiudere un gatto in un armadietto. Sarebbe morto lì dentro se non l'avessimo liberato per morire 2 metri qua fuori perché c'è un mostro che ci aspetta fuori dalla porta, ma questo è un altro discorso. Quello che serviva era farci riflettere su questa cosa. Quale bambino chiuderebbe un gatto in un cassetto? Eccolo! Questa, signori, è una figata, perché il gioco poteva benissimo non mettere un mostro fuori dalla porta quando si esce. Non era obbligato, ma l'ha fatto per dare coerenza alla morte del gatto e al suono che abbiamo sentito. Roba, ripeto, che oggi spesso viene ignorata. Questi dettagli sono i dettagli che fanno il capolavoro, ragazzi. Porca miseria! Via! Finiscilo! No! Ok, mamma mia. Ce n'è ancora. Dov'è? No, era... c'era un... si chiamano tipo Larval Stalker. È qui da qualche parte, ma non riesco a vederlo. Sono quei fantasmini dei feti. Dov'è? Porca miseria, oh, non lo vedo. No, no, è tipo qua centrale, ma... oh! Dov'è? Non lo vedo, ragazzi. Se n'è andato, è scomparso. Ok, buoni, calma, sangue freddo. Ovviamente anche i Larval Stalker sono importanti. Qui abbiamo altre 2 classi e una libreria in fondo. Esploriamo le classi. Partiamo da qui e saliamo. No! Vedete, anche questi, vedete che sono proprio una storpiatura del mostro originale che doveva stare qui. Anche questi ti si buttano addosso e ti abbracciano le gambe, come fanno i bambini, no? Quando quando abbracciano le gambe di un adulto. Però mugugnano, vanno hanno gli artiglioni, non hanno niente a che vedere con l'originale Grey Child che si trova qua dentro. Tremendo, veramente un mostro terrificante, non smetterò mai di dirlo. Era scioccante sia vederli quando ti attaccavano, quando ridevano, ma soprattutto era scioccante ucciderli, perché proprio davano proprio l'idea di bambini, sembravano proprio bambini. Sti cosi no, sembrano delle marmotte bipede. Ok, niente di che in questa classe, possiamo procedere alla prossima. Passiamo direttamente da qui. Ok, qui non c'è nessuno.
sentito, sì, sì. Di nuovo sto suono. Questa alla nostra destra è una libreria, ok. Nella locker room c'è un punto interrogativo, c'è qualcosa che non quadra nella locker room. Dovremmo tornarci, mi sa. Chi c'è? Un larval o un bambino? Che sono entrambi bambini, però bambini diversi. Prendiamoci sto pronto soccorso. Mi sa un bambino. Eh sì, 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 sì. Ma non lo vedo, non lo vedo. Lo sento squittire. Se n'è andato. Ma non lo vedo, perché fanno sempre cose particolari. Perché sto cercando di farveli vedere? Perché uno dice, ma è matto, ma chi se ne frega? No, sto cercando di farveli vedere perché i larval, malgrado innocui, non ci attaccano, non ci fanno del male, fanno sempre cose particolari, fanno delle azioni, no? Che fanno capire alcune piccole cose. Non sono importanti, cioè il fatto che non li abbiamo visti, non vi preoccupate, non vuol dire, non significa proprio niente, non vi siete persi niente. Però sono interessanti da osservare, perché fanno cose interessanti. Di qua si va Library Reserve. È bloccata, si deve passare. Urca, con questa si spenge la luce già. Che forse io debba spengere la luce per vedere i neonati lì. E se è stata una trollata, guarda, Vedete, l'ho detto che era una trollata. Ok. Niente qua nella libreria. Niente neanche di qua. Vedete quante stanze, tra virgolette, perché grosse tra virgolette, però quante stanze inutili ci sono? In realtà poi non sono inutili, perché hanno un loro scopo, anche se non sono utili a niente, perché non ci troviamo oggetti, anzi, delle due sono nocive, perché abbiamo sprecato delle munizioni che potevamo risparmiare, ma il semplice esplorarle, il semplice poter dire andiamo a vedere cosa c'è, magari poi non c'è niente, però dà quell'immersione, quel senso di mistero. Poi si sblocca anche le porte, che aiuta al gioco, al divertimento e anche al senso di paura, perché ci immedesima nella situazione, no? Esplorando aumenta quel senso di orrore, non tanto di paura, di orrore, di essere partecipe in questa situazione. E qua abbiamo il laboratorio di chimica e di là Lab Equipment Room, ok? È qui che dovevamo venire. Ecco la mano. Una mano mozzata, tra l'altro. Ah no, è una scultura. La scultura di una mano di vecchio. Le dita sono serrate come se mi dicessero di non lasciare nulla. Ed è qui dentro che c'è il medaglione che noi vogliamo. Lo tiene proprio stretto, stretto in pugno. Dei proiettili. Andare nel ripostiglio, diciamo, dove si tiene la roba da laboratorio. Oh, oh, oh. Guarda, guarda che bastardi. Quando ti mettono sta musica. Qui. Acqua distillata. Eccolo qua. Una sostanza chimica. Va bene, noi prendiamo una sostanza chimica a caso. Queste sono boccette glucosio? Non serve. Non c'è niente di utile nella mensola. Ok, quindi sicuramente bastava la sostanza chimica. Tu puoi rimanere lì? No, 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 no.
puoi morire. Grazie. Se lo usa automaticamente. Sculture di una mano di un vecchio, sono serrate, bla bla bla. Madonna, mi ha fatto paura la porta. No, no, non lo usa automaticamente, quindi lo dovremo usare noi. Acido. Un medaglione d'oro. Prendi, prendi. E il primo andato. Un altro mumbler. Un altro mumbler. Io vi lascio qui. Ciao. Adesso che abbiamo il medaglione d'oro, dobbiamo andare a metterlo nella torre dell'orologio per far passare il tempo. Da qui si scende. Aspetta un attimo. Da qui da dove si scende? Noi siamo saliti da là, quindi da qui potremo sbloccare altre porte, quindi scendiamo da qui che è meglio. È indispensabile l'automira in questo gioco. Anche un altro. E ce n'è ancora, mi sa, eh. Qua ci sono le classi, due classi e la hall. Vediamo se c'è. Sì, ce n'è un altro, guarda lì, guarda lì. Alle spalle proprio. Dov'è? Hanno paura della luce, mi sa. Ce ne sono due addirittura. Comunque non avevano paura della luce, grazie al cielo, altrimenti avrei trovato una cosa che non sapevo e che mi avrebbe sconvolto tutto ciò che sapevo di quegli esserini. Grazie al cielo. Niente, le classi si rivelano sempre abbastanza inutili. Quindi non ci rimane altro che visitare la hall. La hall è l'unica stanza che non abbiamo provato. Borda. Niente. Niente hall. Quindi da qua potremo accedere al... Abbiamo aperto la porta e potremo accedere al giardino. No. Dove era la... Ah, beh, perché siamo dalla parte opposta. È di qua. Vediamo se ce lo mette in automatico. No. Dobbiamo metterlo noi come al solito. E si sono mosse le lancette, credo. Vediamo. Sì. Fin qui ci siamo. Oh yeah, adesso sono le 12. Quindi adesso, come diceva il... l'enigma, dobbiamo andare verso il laboratorio di chimica. Aspetta, dove stavo alle scale? Io il laboratorio di chimica, l'aula di musica. No, è dietro di me. Ma le scale che portano anche di sotto, nel sottoscala, quali sono? Quelle dove sono ora? No, io sono in quelle solo andata, su. Vediamo, per sicurezza, scusate un secondo, perché voglio vedere se posso andare anche di sotto.
Queste sono quelle di sola andata, quindi dovrei fare il giro e andare a vedere giù. Il giro è di qua. No. Di qua. Oh yeah. Oh sì. Madonna, pensate che ansia girare in questi posti solo con quella torcina. Non succede niente. Sembra rotta, non funziona. Queste? No, ho premuto troppe volte. Le valvole sono chiuse con forza, non si muovono. Non capisco che tubi siano. Sarà meglio non toccare niente. Un altro enigma. L'enigma dei tubi è immancabile in qualsiasi horror. Ok, quindi niente, ritorniamo su e andiamo nell'aula di musica. E quell'enigma adesso ci sbatto la testa. A parte che siamo già a andante, quindi non so se ce la faremo mai. Mai ce la faremo in questo episodio. Dove siamo? Ok, la cosa di musica è di qua. Questa. Che adesso, guarda un po', è aperta e c'è del sangue. Ci sono tracce di sangue su alcuni tasti. Che abbiano un significato? Controllo il pianoforte, sì. Ok, ecco. Adesso questi tasti sono l'enigma. Ok, perché io premendo questi tasti in un certo ordine sblocco quel medaglione d'argento. Il problema è che il certo ordine ce lo dà quella filastrocca lì sugli uccelli. È un casino da decifrare, allora. Ok, perché erano gli uccelli senza voce, quindi i tasti che non emettono suono. Questo me lo ricordavo, c'ero arrivato pure io. Questo non fa suono. Anche ricordarsi quali sono quelli con il suono, quelli senza, è un casino. Allora, andiamo a rileggere qua. Qui ora ci perdo la testa. Allora, storia del volo di uccelli senza voce. Quindi sono i ciuk ciuk che non fanno suono. Per prima prende il volo un'arrogante anatra che freme dalla voglia di ricevere la ricompensa. Le sue ali bianche si muovono nel cielo. Quindi un'anatra è bianca, quindi è un pulsante bianco. Che superò in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Chi? Qui sembra che manchi un pezzo, non è che l'hanno tradotto male. Poi seguì la rondine, che volò così in alto da superare il pellicano. Forse era il pellicano quell'altro, che superava l'anatra. Quindi c'è l'anatra, il pellicano, la rondine. La rondine è nera. Il pellicano è bianco, quindi bianco, bianco, nero, un gabbiano bianco, di superare l'anatra, il cazzo, quindi è, allora, anatra, gabbiano, pellicano, rondine, il corvo, no, lui è l'ultimo degli ultimi, porca miseria, quindi è corvo. Corvo, anatra, gabbiano, pellicano, rondine. Gli uccelli senza voce lottano per un premio. Allora, fammi riguardare, perché, allora, corvo, anatra, pellicano, gabbiano, rondine. Quindi sarebbe nero, bianco, 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 nero. Che avrebbe anche senso, mi fai provare, però
Avrebbe anche senso. Nero, bianco, 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 nero. Nero. Bianco, 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 nero. Vediamo. Bianco. Porca puttana. Ok, è questo, eh. Boni, allora rifacciamolo, rifacciamolo, penso di aver capito. Madonna, se da piccino ci ho messo una vita, ora. Allora, nero, bianco, bianco. Porca miseria, questi due suonano. Maremma. Allora. Nero, bianco, 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 nero. Tana, se pareva troppo facile. Te pareva troppo facile. O che forse non c'entra una sega alla filastrocca e devo solo premere tutti i tasti che non fanno rumore. Vediamo quali sono. Questo non fa rumore. Questo lo fa. Questo no. Quindi è questo con questo. Questi due no. Questo no. Poi questo con... Ok, proviamo. Ora tentativi perché... Allora. No! Qual era? No, era quelli che ho fatto prima, cioè non ce n'è uno in più. Cavolo, prima li ho premuti tutti quelli che non fanno rumore, perché sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5. No, sono 5. Quindi è... Tanto per ricordarsela, no? Accade nulla, non accade nulla, porca miseria, porca. Allora, per prima prende il volo un'arrogante anatra che freme dalla voglia di ricevere la sua ricompensa. Le sue ali bianche si muovono nel cielo, quindi per prima un'anatra. Poi c'è sta cosa che superò in un lampo l'anatra. Io penso che qui c'è stato un errore nel tradurre, è stato perso un pezzo. E la guardò con sguardo superbo. Poi seguì la rondine che volò così in alto da superare il pellicano, ridendo nel cielo con la sua voce stridula. Quindi quello di prima immagino sia il pellicano che non dice, che supera l'anatra. Anatra, pellicano, rondine. Un gabbiano arrivò con lentezza e con poco impegno, si accontentò di superare l'anatra. Anatra, gabbiano, pellicano, rondine. L'ultimo degli ultimi fu il tranquillo corvo, che senza volare né gracchiare si gode un tranquillo riposo accompagnandolo da grandi sbadigli. L'ultimo degli ultimi, quindi, dovrebbe essere prima dell'anatra. È come se volano corvo, anatra, pellicano, gabbiano, rondine. Questo è l'ordine di volo, però vorrei che è chi parte prima, chi parte dopo. E non c'entra niente chi supera chi. Dovrei fare un disegnino, dovrei fare, come un handicap, devo fare un disegnino. Non ce l'ho una penna io qui. Mi dite che ora devo andare a cercare una penna. Non ce l'ho una penna qui, ho portato una. No, non ce l'ho. Allora, per prima prende il volo un'anatra, che freme dalla voglia di ricevere la sua ricompensa. Le sue ali bianche si muovono nel cielo, che superò in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Poi seguì la rondine che volò così in alto da superare il pellicano. Gabbiano di mare arrivò con lentezza e con poco impegno. Secondo me devo, non devo farle in ordine, devo tornare indietro. Allora, comincio, cioè comincio a capire, comincio ad avere un'altra idea. Io prima li ho fatti in ordine di, come dire,
corvo, gabbiano, no, corvo, anatra, pellicano, gabbiano, rondine, perché così era nella gara, tra virgolette. Ma in realtà, secondo me, devo metterli in base a come se sono il corvo, nel senso che arriva per ultimi, per ultimo. Allora, per prima prende il volo un arrogante anatra, ok? Quindi il primo pulsante che devo premere è un pulsante bianco, che è un'anatra, e che è, secondo me, il primo pulsante bianco muto, perché l'anatra è il primo uccello che ci viene detto, quindi il primo pulsante muto che troviamo lì. Quindi, per prima prende il volo un'arrogante anatra, che preme dalla voglia, quindi il primo pulsante bianco muto. Non me ne ricorderò mai queste cose se non me le scrivo. Vabbè, primo pulsante bianco muto. Poi arriva sto pellicano, che è bianco anche lui, che supera in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Quindi poi, successivo tasto bianco, poi arriva la rondine, che volò così in alto, poi la rondine, tasto nero dopo il bianco, poi un gabbiano che è un tasto bianco prima di quello. Ho capito! E l'ultimo degli ultimi fu il corvo. Ho capito, 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 capito. Fammi andare di qua, fammi andare di qua. Ho capito, capito, capito. Allora, spero di aver capito perché sennò sono cazzi. Allora, il primo fu l'anatra, che è il primo tasto che non fa. Che è questo, il primo tasto che non fa bianco, no? Questo è il corvo. Ok, l'ultimo tasto da premere. Poi arrivò il pellicano, che è questo. Poi dopo arriva la rondine, che è quella che schizza in alto, che è questo. Ho sbagliato, fermi, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato l'ordine, ho sbagliato il tasto da premere. Allora, prima l'anatra, che è bianca, ed è questo, primo tasto bianco. Poi arriva il pellicano che è bianco e si mette qui. Poi c'è la rondine, che è quella più in alta di tutti, che è questo. Ok. Poi c'è il gabbiano che sta dall'anatra, sta davanti l'anatra ma dietro il pellicano, che è questo. E poi c'è il corvo che sta indietro. GG! Porca miseria. Ci ho messo un mese da piccolo per risolvere sta affare. Ora quanto ci ho messo? 10 minuti, pensate io. Vero Dio, giuro, non me lo ricordavo, un medaglione d'argento, lo prendo, hai voglia. Perfetto, allora, prima di andare di sotto e mettere il medaglione nella torre dell'orologio, noi andiamo in infermeria. Ok, nulla di grave. Salviamo. Nulla di grave. Dove sono le porte? Le scale, volevo dire. Dove siamo noi? Qui, tutto alla mia destra. Gradirei guardare in avanti, grazie, telecamera. Che poi questa telecamera, no, che ti gira intorno un po' scomoda, che a volte mi fa pure prendere danno, aumenta il senso di panico, capito? Non avere il dove guardare è proprio... che panico proprio, ma proprio panico, ti dà delle volte, che non sai più cosa cazzo fare. No, è di sotto, è di sotto. Oh merda. Chissà perché a volte missa così miseramente quando gli sto dritto. Ok. Questa era l'infermeria, no? Oh sì, grazie, 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 grazie. Non è che sono spawnate delle cure in più, ma figurati, non è proprio quel genere di gioco, va. Ok, noi salviamo e tra poco entreremo nella fase, quella proprio bella, densa e carica di eventi, e dove, ancora no, però dove piano piano comincerò a poter dire qualcosina di più, piano piano. Io intanto salvo e noi ci vediamo alla prossima.